farsi, ma certamente la lotta di Gesù rivelava la sua decisione a cominciare a fare la sua, svolgere la sua missione. Non io sono pane, vive l'uomo, vattene, Satana. Dopodiché si racconta da molta gente, io ho scelto per allora con predilezione quattro discepoli, poi diventeranno importanti, ma soprattutto affascinava la gente, soprattutto non tanto con miracoli, ma con questa grande energia che aveva. E sale sul monte, ecco la scena che ci serve, sale sul monte, quando leggiamo di salire sul monte a riguardo di grandi profeti, di grandi condottieri, abbiamo, come dire, queste lente interpretazioni, saliva nei livelli bassi della vita del popolo, a parte che era spontanea, che era una montuosa della Palestina, una vita isolata, così libero, è l'assurdo esempio che Dio consegna le tavole della legge a Mosè, il sabato, 40 giorni, tutta la gente è ancora giù. E lì, tra grandi sconvolgimenti, lampi buoni, eccetera, le due tavole scendono. Qui si ripete un po' e si ripete quella scena. Stavolta non è Mosè, è Gesù. Ed è un Gesù che va su con tutta tranquillità, con tanta gente che lo segue. E allora è da là che lui si siede come uno che vuole insegnare. E quella è l'atmosfera che dobbiamo cogliere in queste domeniche. Io ho citato il capitolo 5-7 di Matteo, provocando un attimo, tenere aperti quei due capitoli, perché qui nell'intrattenimento ci troviamo certamente da, come dire, la sostanza di quelle pagine, ma è come, ma si è utile dire così anche, è utile immaginare che l'eco di quella immagine di quella voce, di quell'insegnamento sistemato così bene, raggiunge noi. Non è semplicemente un leggere qualcosa che è avvenuto chissà quanti millenni, quasi 3 millenni come minimo, non è solo questo, è qui il cerebriano. Cioè come leggo la presenza di Gesù è reale, è reale, diremo così, più reale di quando era la Picardia con un uomo. L'immagine era quella. Noi siamo avvantaggiati da tutta una tradizione, tra l'altro una fede molto elementare, quando si proclama la parola del Vangelo, è lui che parla, è lui che racconta, è la sua vita che viene ripresentata e questa volta ha questo scolaresco che siamo anche noi in queste domeniche così. Non a caso, quando la messa dice, guarda questo, in memoria di me, questo cosa? Quello che hai sentito, quello che ti ho detto, questa messa, guarda, fallo fino in fondo, cioè fallo mentre io spezzo me stesso, la mia vita, e mi distribuisco come pane a tutti voi. Fate questo in memoria di me, magari con un orientamento. Fate questo in memoria di me, perché adesso tutto a voi, mettetevi di me, prendete, mangiate, prendete, bevete, fate quello che ho fatto io, ascoltate il fatto, e non ascoltate per poi dimenticare, e fate lì in remissione dei peccati. La nostra vita da spendere in remissione, in scioglimento di ostacoli, di difficoltà, di peccato. Non perché non siamo i buoni insieme agli altri, ma insieme a un mondo che tante volte ti sorprende l'erotica di Dio. Perché è vero che il battesimo, la vita cristiana è segnata dal battesimo, ma non è vero che Dio esiste ed è presente solo tra i battezzati, ma in ogni creatura. E noi dobbiamo essere attenti, ma allora che differenza c'è? Niente, che abbiamo una responsabilità perché abbiamo avuto doni. Detto questo, ricorderete, ma io rimando alle beatitudini, quando cominciò a dire seduto davanti agli altri poveri di spirito, era la beatitudine fondamentale ed è anche molto importante per capire le altre, sono 8, vedono elencate e registrate. Un po' perché gli evangelisti, ma anche gli apostoli e anche i cristiani, mettevano ordine e raccontavano un po' le comunità che nascevano e quasi sembravano dire, ma diteci, ma cosa è successo? Ma come è cominciato Gesù? È cominciato con questa esperienza
esperienza sua personale, ha annunciato beatitudini. Annotiamo subito, non è un episodio che si concluderà accendendo del mondo, poi Gesù continua a svilupparlo, no, è il suo programma. Lui dice questo perché è il suo programma. E se vuoi capire le beatitudini, guarda che devi allungare già lo sguardo e guardare sulla croce. Beato quel povero di spirito che è riuscito. È beato appunto perché è canto, perché è povero, perché è perseguitato. Tutto questo è che trascina tutti noi. Alla fine della proclamazione delle otto beatitudini, non li leggo, ma appunto provo, scusate se volete insistere, quello se ci sia visto da lei non è difficile tenere aperto le famiglie, c'è questi due capitoli, perché per un mese andremo avanti a leggerlo tutto in continuità. Come si conclude? Si conclude che queste beatitudini tu le vivi, ma queste beatitudini guarda che sono il sale della terra. Cosa si dice beatitudini, beati nel Vangelo? Che si capisce, andrebbe anche tradotto. Intanto si esclude un annuncio di allegrezza, di spensieratezza, questo è evidente. Abbiamo pregato prima dicendo, Signore, tu ci insegni la follia della croce. Pensate questa impressione. Tu ci insegni la follia della croce. E ci dai la tua sapienza per capire che sembra una follia, ma è la strada da percorrere per essere giusti, cioè per avere una vita giusta e una vita bella, una vita beata nel senso della profondità. Perché la patina di beatitudine che c'è in giro non è, è ingannevole. Certo si può essere degli momenti, certo si può essere spensierati, ma si anche a volte si può essere peccatori che si divertono un po'. La beatitudine di cui hai bisogno, che puoi sperimentare, di cui sei responsabile, guarda che è la follia della croce. Cioè contare su questo convincimento che la pista di una vita vera, di una vita bella, di una vita da potenza, di una vita da spendere, da annunciare, da sorreggere, è veramente l'offerta di sé, il rapporto con Dio. Senza rapporto con Dio questa beatitudine si scioglie, oppure la vivi, la respiri, che lui è sovrabbondante. Ti raggiunge con questo suo messaggio di tranquillità, di forza, di energia, di sostegno, del pianto, eccetera, no? Anche del senso che dai alle tue giornate, quando mi sembra che siano piccoli ceppi, quando la tua famiglia magari è talmente provata che ti sembra proprio impossibile far fronte a questo, oppure anche, ma qui ne parlavano le prime due letture molto belle che non riprendo, anche quando in situazioni di questo genere le nostre famiglie, tutte, alcune più di altre, vengono provate sul terreno della tranquillità, della sicurezza, dell'oggi, del domani, dei ragazzi che crescono, del lavoro che manca, di quant'altro, oppure anche, come dire, delle tensioni che rendono fragile la famiglia, che la rendono sempre un po' quasi, come dire, incapace di essere beata, beata perché è bella nelle mani di Dio. Ebbene, si dottore di queste immagini che sono da parte del Vangelo che abbiamo ascoltato. Allora, quando si dice che in quel tempo, a me viene sempre voglia di sottolineare, ma qual è quel momento? Ma allora bisogna, perché si va a vedere che quel momento è il colle delle beatitudini. Era da là, Gesù disse ai suoi discepoli, siamo in divinità, dice niente, ma i più vicini, erano 4 o 5 quelli prescelti, ma sono quelli più vicini, quelli che potevano raggiungere. E forse erano sbalorditi nel sentire, ma come? La vita è questa, i poveri, i perseguitati per causa sua, anche questo, no? Vi perseguiteranno, vi insulteranno, diranno delle falsità nei vostri confronti, vogliono. E arrivato qua tutto si scioglie e lui dice, voi ci pensate dopo, quasi deve essere visto un po' sconcertati da questa sua predicazione. E quindi per confortarmi, siete voi il sale della terra. Come dire, la terra ha bisogno di gusto, sai, il sale, no? È qualcosa che si scioglie. Qui ti viene voglia di dire una
sale della terra. Infatti, se il sale perde il sapore, qualche cosa non si arriverà a salato, lascia perdere, si scioglie. Cristiani senza sale o cristiani che non sanno insaporire, dare il sapore alla vita, dare bellezza e sapore alla vita, rispetto proprio testualmente, capito? Evidentemente molto conciso, perché si vogliamo la più neanche un sacerdote che parla, ma si va in cerca delle parole giuste, se il sale perde il sapore, qualche cosa non si deve dare sapore. Ma se ti manca Dio, ma che sapore c'è? Che livello di vita c'è? Magari è appunto vestita bene. Io, guardate che viene proprio, come dire, sottolineare il Papa Francesco, anche gli altri padri, ma la capacità che ha lui quotidianamente, dalla sua messa, con due pagine di messaggi quotidiani, sta dicendo questo e sta dicendo in modo affascinante, anche perché questo nostro mondo ha calcato l'uomo, ha calcato affondato in questi tempi, ben più che forse qualche anno scorso, tanto per dire, raccogliamo tutto, cosa facciamo, ci disperiamo? A noi è chiesto di essere un po' di persone di comunità che danno un sapore dentro le difficoltà che le beatitudini sfondano, dentro le povertà, dentro con la mitezza, con la purezza del cuore, con la forza, anche se si è perseguitato e incompresi. E questo dice sempre il sale della terra, che se manca il gusto del vivere profondo, cioè manca quella purezza di cuore, evidentemente tutto si approccia, non serve, non essere buttato via e acquistato dalla gente. Questo prendiamolo con la severità che ho detto, anche perché ho detto con tanto riguardo, sono cristiani che non sanno più di niente, siamo in causa tutti, non ci scoraggiamo, non facciamo le penitenze sbagliate o le paure o quelle rinunce, no. Però il gusto nostro è quello di credere che ci è data questa missione e che è una missione possibile. E l'altra immagine, molto bella, sono date poche righe, può essere anche la luce del mondo. Cioè, credo che se vogliamo prendere sul serio, cioè, la luce del mondo, io, noi, qui dentro, no? Eppure questa luce del mondo non può restare nascosta a una città che sta sotto il monte. Non si accende una lampada per metterla sotto il morso, ma sul candelabro, non ci avevo detto che si poteva tanto mettere perché questo sia un po' di luce, ma no, il candelabro. E non doveva essere in mostra. Così fa luce per fare luce a tutti quelli che sono nella casa. La casa è il mondo. E l'istituzione della Chiesa, in tempo ma sempre, è esattamente quella di non godere la sua intimità con Gesù, con Dio, con la preghiera, con il tanto, ma veramente mostrare opere belle, c'è scritto qui, grandi opere, buone, belle anche, si traduce proprio, interessante, una curiosità, gli studiosi non riescono a capire se nella lingua, nelle lingue originali, che sono lingue antichissime, questo proprio aggettivo è bello o buono, allora le traduzioni le mettono insieme. Devono vedere le vostre opere belle e buone, perché è così che potranno dare gloria al Padre che è nei cieli, cioè potranno riconoscere quel Dio che è la pacificazione, che è incantato sulla creazione e che manda il Figlio suo attraverso appunto tutta la sua vita, la passione, morte e risurrezione a dimostrare che quella croce lì è beata. Tutte le altre cose sono fastidiose, e tutti gli attacchi che abbiamo detto che forse sbagliata, davvero è la disperazione, cioè non riesce neanche a portare, la schiaccia, questo viene esaltato la fede del Papa all'uomo di Dio, e il segreto, tutti i significati di tutta l'energia e la forza della nostra vita.